innanzitutto sarò rapidissimo perché, essendo stato seduto fino a qualche secondo fa in platea tra di voi come ascoltatore, so che siete già impazienti, perché mezz'ora di attesa è proprio un tempo massimo. Io mi trovo a Torino per ragioni del tutto personali. La mia presenza è anch'essa del tutto occasionale, perché ieri, sentendo al telefono Massimo Donadi, ho appreso che veniva a Torino e quindi, essendo qui, sono venuto a sentire lui e ovviamente tutti gli altri partecipanti a questo incontro, di cui però ignoravo i nomi fino a qualche minuto fa. Cioè sono, come si suole dire a Roma, un imbucato, uno di quelli che si presentano alle feste, mangiano e bevono e poi se ne vanno, in genere senza salutare. Io ho già mangiato e bevuto per conto mio prima di venire qua e vi prometto che alla fine vi saluterò. Vorrei fare un rapidissimo giro di 3 minuti, poi toglierò la parola d'imperio agli oratori per poi dare la parola a voi, perché credo che questa sia una di quelle occasioni in cui è più importante dare la parola al pubblico, agli elettori, ai cittadini, ai militanti del partito. In realtà qui la domanda è già fatta, per quanto io sia, diciamo, impreparato a gestire questo dibattito, la domanda c'è già nel titolo: quali alleanze? Io personalmente ci colgo un tono un po' scettico, ma quali alleanze volete fare? E cercheremo di sentire le risposte dei nostri amici, dei nostri interlocutori, dei nostri ospiti. Vorrei cominciare proprio da Donadi, non solo perché è amico mio e perché io sono qua per colpa sua o per merito suo, ma per una ragione che non sfuggirà a nessuno di voi. In questo momento il rapporto più difficile, più critico all'interno della possibile potenziale alleanza di centrosinistra, a un anno più o meno dalla famosa foto di Vasto, quella che ritraeva, ve lo ricorderete, Bersani con Di Pietro e Nichi Vendola, e a un anno da quella foto, oggi quella ipotesi di lavoro, diciamo, è abbastanza, vogliamo dire, offuscata, appannata, incrinata. Allora io vorrei chiedere subito a Massimo, con l'intesa che la risposta deve essere rapida, perché poi dobbiamo sentire le domande dei nostri ospiti, al momento quali possibilità secondo te ci sono di riprendere un dialogo costruttivo fra il PD e l'Italia dei Valori? Oppure tu pensi che non ci siano più margini di recupero? Io voglio sperare che questi margini ci siano fino all'ultimo momento, e questo è quello al quale cercherò di lavorare dentro il mio partito e anche fuori dal mio partito, e questa è la ragione per la quale ho aperto un mese fa un dibattito anche duro, anche molto diretto e forse inusuale in un partito, diciamo così, ancora fortemente legato alla leadership dell'uomo che quel partito lo ha fondato, cioè la leadership di Antonio Di Pietro. Io credo che oggi, ancora una volta, il centrosinistra stia correndo il rischio di cui mi parlava venerdì scorso il mio barbiere, di arrivare a Roma ma di non vedere il Papa. Ecco, non so se l'esempio molto semplice del barbiere rende un'idea che per me è molto chiara. Io vedo ancora una volta il rischio che una parte di questo paese, che ha un'idea di società solidale, equa, dove gli sforzi li fanno tutti, dove gli sforzi li cominciano a fare soprattutto quelli che non li hanno mai fatti in questo paese, ancora una volta, per l'incapacità complessiva di trovare una sintesi, si presenti in ordine sparso e si bruci ancora una volta le possibilità di governare e di governare bene. Però non posso non rilevare, e questo è stato il motivo del confronto che io ho aperto dentro il mio partito, che le coalizioni oggi, in una situazione in cui il Paese affronta sfide da far tremare i polsi, devono prima di tutto essere credibili, e la credibilità si costruisce prima di tutto sul rispetto reciproco. Ecco, io credo che
che la politica deve imparare prima di tutto il rispetto reciproco. Questo da parte nostra non sempre è stato all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. Non voglio essere quello che viene qui a strappare un facile applauso rivolgendo critiche al proprio partito. Devo dire che in questo errore siamo stati anche facilitati dal fatto che non c'è stato e non c'è fino a oggi uno spirito davvero costituente del centrosinistra, ma è possibile che siamo arrivati al punto di pronunciare pubblicamente divorzi ormai irreversibili senza esserci ancora seduti una volta intorno a un tavolo per capire se sul governo di questo paese per i prossimi 5 anni la pensiamo allo stesso modo oppure no. Questo io lo trovo davvero inconcepibile. Bene, un altro pezzo della foto di Vasto è rappresentata, come ho già ricordato prima, da Nichi Vendola, da Sel, e qui abbiamo un insigne esponente di Sel, anche lui mio vecchio amico perché siamo conterroni entrambi, che è Franco Giordano. Allora, ti chiedo, abbiamo sentito Donadi, mi pare un tono molto costruttivo, voi avete polemizzato duramente in questi mesi e anche nelle ultime settimane con il governo Monti. Nichi parlò, anche lui il nostro conterrone, parlò all'inizio addirittura di macelleria sociale, come ha fatto del resto anche Di Pietro, ma soprattutto, diciamo, oggi quello che più risalta è la divergenza fondamentale tra Sel e un altro potenziale alleato che adesso sentiremo, come l'UDC, sul futuro, sul dopo Monti, perché Casini ha detto in modo molto chiaro: dopo Monti c'è Monti, per me non se ne parla più. Voi mi pare che siete, secondo me giustamente, su un'altra linea. Qual è lo stato dell'arte? A questa discussione arriva all'indomani, come diceva adesso Valentini, di prese di posizione molto nette. Sembrano prese di posizione irreversibili. Io voglio qui, con estrema pacatezza, riproporvele, perché Casini ha detto in maniera esplicita: per noi c'è un'unica strada dopo Monti, è la riproposizione di Monti. Allora il punto è questo: noi, come diceva sempre Valentini, siamo critici con questo governo, abbiamo anche tentato di dare una fiducia iniziale a questo governo. Va sicuramente il plauso di aver sostituito l'artefice del disastro economico e sociale di questo paese, che è il governo Berlusconi. Ma francamente, lo faccio in brevissimo tempo, vedere l'Italia in recessione al 2,5%, la disoccupazione al 10,7%, aver chiamato i tecnici perché dovevano risolvere il problema del debito pubblico e trovarci all'improvviso con il più alto debito pubblico della storia d'Italia, quasi 2.000 miliardi, sia in termini assoluti che in termini relativi. Trovarci con una difficoltà e una disoccupazione giovanile così grande, io penso che non si possa continuare con l'agenda Monti. Bisogna cambiare registro. E sono d'accordo con Bersani, che nel suo intervento conclusivo alla festa, ma anche in un'intervista sul tuo giornale, su Repubblica, ha detto che basta con le politiche d'austerità che mettono in moto chiaramente politiche recessive e che colpiscono drammaticamente la dimensione sociale di questo paese, il lavoro. Allora, se così stanno le cose, io penso che sia doveroso da parte nostra provare, con le condizioni però che diceva Donadi, provare a ricostruire il centro-sinistra, provare a ricostruire le condizioni per poter battere le destre e presentare un programma di alternativa. Ci sono solo due condizioni e poi mi taccio. Basterebbe, Donati, che voi possiate dire: noi ci mettiamo in un confronto positivo con la carta di intenti presentata da Bersani. Quella carta di intenti è un documento positivo.
Basterebbe questo per aprire un confronto. Secondo me è giusto che serva il rispetto reciproco. L'unica cosa che non si può fare è essere equidistanti tra Bersani e Grillo. Noi dobbiamo battere ogni forma di populismo e ricostruire il centro-sinistra in grado di parlare ai movimenti, al popolo, ai comitati referendari, in grado di parlare un nuovo vocabolario, un nuovo linguaggio comune. Secondo me ce la possiamo fare. Secondo me ce la dobbiamo fare, perché solo così ci costruiamo l'Italia del futuro e ci mettiamo in sintonia con quanto di meglio sta accadendo in Europa. I francesi, le votazioni olandesi, la forza che può avere l'SPD nelle prossime elezioni tedesche. Solo così si può costruire una solida e strutturata fiducia nel Paese e un'alternativa per questo Paese così fortemente dilaniato. Bene, grazie Franco. Sentiamo allora adesso, io poi ovviamente lascerò la parola per ultimo al padrone di casa, perché toccherà a Michele Ventura rispondere un po' a tutti, tirare le somme prima di lasciare la parola a voi, e poi toccherà ai nostri ospiti eventualmente chiarire i vostri dubbi, rispondere ai vostri quesiti. Però verrei a Mauro Libè, che è responsabile nazionale degli enti locali dell'UDC. Buonasera, noi non ci conosciamo, io non sapevo fino a qualche minuto fa di poterlo incontrare, troppo gentile, ma in questa situazione, dalla foto di Vasta ad oggi, con quello che abbiamo sentito stasera anche da Donadi prima e da Giordano poi, l'UDC non rischia di fare, diciamo, la parte dell'intruso, cioè di entrare in una coalizione in cui i rapporti assomigliano di più a quelli, diciamo, di un matrimonio combinato, come si chiamava una volta, un matrimonio di necessità, perché le elezioni, la legge elettorale, la maggioranza, ecco, non c'è il rischio che voi, io credo che sia giusto riconoscere all'UDC il merito di essersi staccato tempestivamente dal centrodestra e di aver iniziato, diciamo, a mettere in crisi l'assetto di potere che purtroppo, come ricordava Giordano, ha inguaiato il paese negli ultimi 10-15 anni. Però oggi come oggi voi perseguite, diciamo, un obiettivo che abbiamo detto in sintesi è il Monti bis. Stamattina abbiamo tutti letto sui giornali che anche Montezemolo non è d'accordo con la vostra linea. Non temete da una parte il rischio di restare isolati e dall'altro di infilarvi, diciamo, in un ambiente ostile? Ma grazie a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Ma la domanda è stimolante. Io vorrei partire proprio dal timore del restare isolati. Quando si è detto che nel 2008 abbiamo deciso di andare da soli, fu una scelta politica, ma ci fu anche il rischio della vita politica. Dunque la paura più grande l'abbiamo vissuta nel 2008. Oggi rischiare di stare da soli ci fa ancor meno paura in una situazione politica che è cambiata radicalmente. Noi stasera discutiamo sul futuro e dovremmo discutere sulle idee del futuro per un motivo. È vero che il futuro, le coalizioni si creano sulle idee, c'entra anche quale tipo di legge elettorale. L'unica cosa della quale sono relativamente certo, perché in politica certezze non ce ne sono, che non voteremo col Porcellum. Come voteremo, se io credo proprio che, tranne qualche tentativo di minoranza, credo che questo sia uno degli impegni che la politica deve rispettare, perché la politica deve dire chiaramente quello che pensa, ognuno per il proprio modo di vedere. La politica non deve avere paura di prendere il fischio di chi non condivide. Deve avere il coraggio
di mettere le proprie idee sul tavolo e se i cittadini non le condividono non le votano. Troppo spesso, e lo dico anche perché probabilmente dopo se ne parlerà, dei sostenitori dell'esigenza che i cittadini avrebbero di sapere la sera delle elezioni chi governa, e noi l'abbiamo avuto con Prodi e con Berlusconi e abbiamo visto come è andata a finire in un modo o nell'altro. Cerchiamo di fare, di costruire non delle coalizioni, dico io, ma dei gruppi parlamentari, cioè delle persone che votano perché la pensano alla stessa maniera. Guardate, un inciso, a fine luglio, a metà luglio, non dico un segreto, sulla legge elettorale almeno i tre chiamati Sherpa avevano già siglato un'intesa di massima, che era molto più che di massima, mancava qualche dettaglio. Durante l'estate le intese sono saltate non perché i tre hanno litigato, ma perché all'interno dei partiti, e specialmente dei più grandi, si sono aperte delle divaricazioni che le vediamo giorno per giorno nelle dichiarazioni sui giornali. Allora, il Paese che è in una situazione difficile, io non chiedo a voi di condividere l'agenda Monti, chiedo però a coloro che in questo anno hanno votato tutti i provvedimenti insieme proposti da Monti di continuare su quella strada, altrimenti non si spiega. E vi dico una cosa, voteranno tutti i provvedimenti fino a che non si andrà al voto. Dunque io faccio fatica a capire che coloro, e parlo per tutti quelli che li hanno votati, che hanno votato quei provvedimenti, il giorno dopo dicono ci siamo sbagliati, qui è tutto da rifare, come diceva Bartali. Vuol dire che qualcuno ha sbagliato. Noi li stiamo votando e siamo convinti che bisogna, che si debba arrivare fino alla fine. Poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità, però se qualcuno cambia idea vuol dire che ha sbagliato quando votava questi. Le posso fare una domanda a cui le chiederei di rispondere con, ecco, con un telegramma, come si dice. Cioè, facciamo il caso che si svolgeranno le primarie del PD, facciamo il caso che Bersani le vinca. Vabbè, le primarie, hai ragione, le primarie del centro-sinistra. Hai ragione, facciamo il caso. Io, sai perché dico così? Perché io devo dire, non ho mai nascosto le mie riserve su quest'idea che si debbano fare delle primarie di coalizione, perché la coalizione è allora già precostituita. Io penso che il PD, onestamente, io non ho la tessera del PD, anche se voto PD, non so se lo voterò alla prossima occasione, ma penso di sì. Però, voglio dire, non capisco perché il PD, che stando, diciamo, ai dati, è il partito di maggioranza, dovrebbe, deve, perché lo ha messo nel suo statuto, questa è una prova di grande, diciamo, democrazia, di grande apertura, perché il PD deve allargare le primarie. Comunque accetto benissimo la tua correzione, ok, primarie di coalizione. Per esempio in queste primarie di coalizione io non capisco, nella mia infinita ingenuità, se ci saranno o non ci saranno esponenti dell'UDC, per dirne una. Però allora vuol dire che l'UDC è fuori da un'ipotesi. Ho capito bene, però voglio dire, poi bisogna vedere se questa coalizione che esce è in grado di governare, se raggiunge la maggioranza. Però torno alla, poi parleremo con Ventura in modo particolare della legge elettorale, perché è una questione ovviamente cruciale, decisiva. Però la domanda sintetica all'IBE è questa: si faranno le primarie di centrosinistra, di coalizione, come dice Franco Giordano. Ammettiamo, facciamo l'ipotesi, che Bersani le vinca. Ammettiamo che si vada alle elezioni, che il PD auspicabilmente da parte mia vinca le elezioni. Per quale motivo il segretario del PD che ha vinto le primarie e che è il leader del partito maggiore della ipotetica coalizione non dovrebbe essere candidato alla guida del governo? Parlando di Bersani, voglio dire una cosa che va a aggravare forse quello che ho detto prima. Il PD oltretutto ha votato, ma ha fatto un gesto di grande disponibilità quando a fine dell'anno scorso ha rinunciato ad andare alle elezioni, oltretutto. Cioè, dico, l'ho dimenticato prima, ma per sostenere il governo Monti ha rinunciato a una vittoria sicura
con una legge elettorale che gli avrebbe permesso di avere la maggioranza assoluta almeno alla Camera. Se Bersani vince le primarie è un fatto interno a una coalizione, perché ha ragione Giordano quando dice l'UDC non si presenta. L'UDC ha sempre detto che lavora per costruire il cantiere dei moderati, c'è un cantiere della sinistra. In Europa PPE e PSE si sono uniti nei momenti difficili del paese, ma noi siamo alternativi alla sinistra di questo paese. No, noi non diciamo Bersani no. Il problema è uno. Se no, noi questo è il nostro desiderato, anzi poi abbiamo detto l'agenda Monti, perché Monti, noi chiediamo un impegno su quanto votato fino ad oggi. È ovvio che se Bersani raggiunge un risultato elettorale forte e il programma di governo è un programma che si ispira all'agenda Monti, non ci sarebbe nessuna causa ostativa per sostenere. Il problema è se Bersani riesce anche il PD a vincere le elezioni. Vincere le elezioni non vuol dire prendere il 30% del 60% che va a votare. Noi abbiamo un paese lacerato che ha vissuto su un bipolarismo muscolare, che ha giocato solo a scontrarsi sulla pelle dei cittadini. Noi dobbiamo cercare di ritessere quell'unione del paese. Dunque, per vincere bisogna avere una coalizione che ha delle idee comuni per governare. Bersani, se avrà dei numeri forti, ovvio che gli altri dovranno farsi un esame di coscienza e dire non al 30%, ma al 46, 47, 48 bisogna aiutare per unire. Bene, veniamo ai moderati. Mi diceva prima Giacomo Porta sottovoce, che non conoscevo, che i moderati sono la seconda forza, se ho capito bene, in Piemonte, e siccome sappiamo tutti che c'è la rincorsa ai moderati, si cercano sempre dei moderati perché non bastano quelli che già ci sono nel PD, che già ce ne sono tanti, forse troppi secondo me, poi si inseguono i moderati che stanno fuori del PD, e io mi viene sempre in mente il titolo di un bellissimo libro in cui Pannunzio raccolse alcuni suoi scritti, intitolato con un ossimoro l'estremista moderato. Ecco, io mi sento più estremista che moderato in questo senso. Però, ecco, adesso fuori di scherzo, siccome stiamo cercando di capire se e come si può costruire una coalizione, come diceva giustamente Libè, in grado di vincere le elezioni e di raggiungere una maggioranza solida, perché in una situazione del genere occorre una maggioranza forte per governare, non solo in termini numerici, ma soprattutto in termini qualitativi, di coesione sui programmi, sui contenuti, sugli obiettivi. Quale può essere il vostro ruolo in questo quadro? Intanto noi siamo una lista civica, per cui alcune dinamiche della politica pura non riusciamo ancora a comprenderle adesso, no? Se io, forse per mia colpa, per mia ignoranza, alcuni ragionamenti non riesco proprio a capirli, perché la semplicità oggi nella politica può essere l'arma vincente, nel senso che la legge elettorale, e sono abituato a dirlo, poi non penso di prendere un applauso, qualsiasi tipo di legge elettorale, in Italia le abbiamo provate tutte, dalle preferenze, ai collegi, al porcello, se non ci si mette buon senso, francamente qualsiasi tipo di legge elettorale non funziona. Monti, noi parliamo tanto di dare ai cittadini la possibilità di scegliere, secondo me Monti ha operato bene, ma è come prendere l'aspirina, si prende quando si è malati, se si pensa che nella vita dobbiamo sempre prendere l'aspirina vuol dire che il male è un po' più importante, no? E ha ragione Bersani, e questo è il mio pensiero. Se chi vince le elezioni, un minuto dopo si deve sapere chi ci governa, e spero, e lo dico all'amico Libè, di non ritornare a quella liturgia della politica degli anni 70-80, che il governo si faceva dopo 6 mesi e durava davvero, se guardiamo una statistica, in quegli anni i governi balneari un governo durava 2 anni. Per cui non è tanto la legge elettorale, c'è un profilo politico di questa Italia. Io penso che la persona, lo dico davvero, non sono del PD, che ha dimostrato che ama davvero l'Italia, perché non ho mai visto nessuno che poteva vincere anche in maniera semplice quest'inverno, in autunno,
le elezioni, per il bene dell'Italia ha accettato il governo Monti. Però dietro questo ragionamento non vorrei che si nascondesse il solito sistema all'italiana di capire che governi tecnici non votati dagli italiani possono essere per qualcuno un ascensore facile da prendere per arrivare al potere. Per cui agli amici dell'UDC, che io spero davvero che si possa fare in cuor mio una coalizione che vada da SEL all'UDC con dentro l'Italia dei Valori, perché apro una parentesi, immagino impossibile che l'Italia dei Valori, che governiamo insieme in tante città d'Italia, in tante regioni e sempre solo nel centro-sinistra, possa star fuori da questa coalizione. Questo lo dico e scusate la mia semplicità di pensiero. Trovo diverso invece che magari a Torino si governi con l'Abresso e a Roma si governi con Storace. Questo lo dico sempre agli amici dell'UDC, che insieme potremmo costruire la casa dei moderati nel centro-sinistra se vogliono, però è anche una semplicità dei cittadini. Non si può governare Torino o Vercelli col centrodestra e a 70 km stare con un'altra coalizione, per chiarezza. Per cui lo ripeto, non so se gli ho risposto alla domanda in maniera molto semplice. Io vedo come lista civica, per quello che potremo dare, le primarie, e noi ci schiereremo, lo dico adesso, per Bersani. Secondo, agli amici dell'UDC, ben vengano una coalizione del centro-sinistra, le regole poi le decidiamo insieme, i programmi le decidiamo insieme, ma dappertutto il centro-sinistra composto dall'Italia dei Valori dentro, il PD, SEL e magari se c'è lo spazio per qualche lista civica. Michele Ventura, vice capogruppo del PD alla Camera. Stiamo parlando di legge elettorale, immagino che tu, ci possiamo dare del tu, sì, anche se non ci conosciamo, diciamo che tu oltretutto stia seguendo passo per passo la discussione, il confronto, il negoziato, chiamiamolo come vogliamo, in Parlamento. C'è un dato di fatto. Non passa giorno in cui sentiamo tutti, o alla radio o in televisione, gli esponenti del centrodestra, anche i migliori, ammesso che ce ne siano, diciamo i meno peggio, tipo, che ne so, Lupi, tipo Alfano, tipo Frattini, dire una cosa che secondo me è veramente sfiori il ridicolo, cioè ci dicono ogni giorno che passa, che il buon Dio manda in terra, che la prima cosa da fare, la priorità è cambiare questa legge elettorale, abrogarla, perché bisogna restituire il potere di scegliere i rappresentanti ai cittadini, perché sono loro che detengono. Non c'è nessuno che si alza e dice: scusi onorevole Lupi, ma chi l'ha fatta questa legge? Perché sembra quasi che l'abbiano fatta i marziani, che questa legge un giorno sia calata dall'alto, questa legge che oggi il centrodestra dice di volere cambiare, io personalmente ho qualche dubbio, in realtà è stata imposta manu militari dal centrodestra sotto la minaccia o il ricatto leghista, e oggi è quella porcata che impedisce effettivamente di rinnovare la politica italiana. Io onestamente non penso che tutto dipenda dalla legge elettorale, dipende dai programmi, dipende dalla visione di società, dipende dagli uomini, dalle donne ovviamente, quando dico uomini voglio dire anche le donne, è chiaro, cioè dipende dalle teste che danno senso, le teste e anche il cuore, i cuori che danno anima alla politica. Però sicuramente la legge elettorale, Ventura, è un passaggio importante. Tutti i sondaggi, o perlomeno quelli più accreditati, dicono oggi che non c'è una, al momento non si prevede una maggioranza sufficientemente forte in grado di vincere le elezioni, di governare un paese che è in una situazione ancora molto seria, molto grave, e quindi si profila di nuovo all'orizzonte l'ipotesi, lo spettro, diciamo come vogliamo, l'incubo della grande coalizione. È così o no? Bersani è stato molto chiaro a Reggio Emilia,
Io vorrei far notare un'anomalia, anche questa tutta italiana. Quando queste settimane, in questi mesi, ci siamo preoccupati per il recupero della credibilità internazionale dell'Italia, no? E abbiamo detto come siamo visti da fuori. Ora, questo è l'unico paese europeo che ad ogni fine legislatura ha all'ordine del giorno il cambiamento della legge elettorale. Giustamente, perché è una porcata, no? Quindi io sto dicendo, hanno detto loro, è da cambiare. Ma io immagino un tedesco che vota da decenni, un francese, un inglese, dove i sistemi elettorali sono un dato consolidato. E qual è l'aggravante? E sta emergendo anche dal dibattito che stiamo facendo. Affrontare la modifica di una legge elettorale alla fine di una legislatura, non esci dal sospetto che qualcuno cerchi quella forma più conveniente in quella contingenza politica. Sai perché io ritengo che una parte del PDL sia convinto adesso di cambiarla? Ma non perché hanno avuto un ripensamento critico e ammettono che quella legge di Calderoli era una porcata, ma perché vogliono un meccanismo nel quale siano in grado di condizionare di più e meglio le soluzioni future. Questo è il dato della situazione. E chiaramente questa legge elettorale va cambiata. Perché non è che si può scherzare. Se stiamo dicendo tutti restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri deputati, se diciamo che non possono esserci coalizioni che stanno insieme in modo forzoso e poi esplodono, bisogna rimettere al centro ovviamente un programma, avere un meccanismo che garantisce un premio di maggioranza. E poi c'è una grande discussione, preferenze e collegi. Noi abbiamo forti dubbi, l'abbiamo detto, a tornare al sistema delle preferenze. Questa è una tesi invece molto cara agli amici dell'UDC e a una parte del PDL, una parte del PDL, non di tutti. Per cui anche lì, quando si dice il PD perde tempo, no, le contraddizioni sono dall'altra parte. Io però vorrei anche che noi ragionassimo, perché io sono d'accordo con quello che dicevi, la legge elettorale è importante, rilevante, ma non è tutto. Qui questo è un paese che, se non gli riassegniamo nel futuro chiarezza di obiettivi, è destinato a non uscire da una situazione di sfiducia profonda come quella che stiamo vivendo. Io poi vorrei finire su un punto, visto per stare nei 3 minuti. Anche il rapporto con gli altri, io mi riferisco soprattutto, ho apprezzato molto quello che ha detto Donati stasera, ma noi ci siamo sobbarcati il compito di sorreggere un governo, e qui c'è un punto sul quale io non capisco se siamo d'accordo o no. E Bersani ha detto l'agenda Monti con le correzioni, perché ci vuole lo sviluppo, la crescita, l'equità, la giustizia sociale. Ma quando abbiamo cacciato Berlusconi, cosa di cui non si ricorda più nessuno, perché sembra che sia avvenuta così, ma questo paese stava andando a finire nel baratro. Ora, io ho molte osservazioni da fare a questo governo e sappiamo il lavoro parlamentare quanto sia impegnativo.
Ma una cosa riconosciamola, perché io sono perché non ci sia la grande coalizione, io sono perché ci sia un governo sorretto dalle forze che vinceranno le elezioni su un programma chiaro e netto. Ma una cosa riconosciamola a questo governo, e a Monti: possiamo tornare a discutere nel mondo con prestigio e autorevolezza, cosa che non avevamo assolutamente più, perché era impossibile intavolare una qualsiasi forma di dialogo. Quindi ragioniamo sulle prospettive, sapendo però che questi mesi noi non li abbiamo sprecati. E con l'Italia dei Valori, francamente, quando io sento certi interventi, soprattutto del leader di questo partito, trovo anche un elemento in politica, la generosità, ora facciamo un ragionamento, se no, ma è tutto, in una certa fase, tutto addosso a noi, addosso al Presidente della Repubblica. Recuperiamo quella civiltà di rapporti che è un tratto che non dovremmo mai smarrire, e questo mi sembra un presupposto. Bene, vedo lì già un microfono pronto, passiamo subito alle domande. Se chi rivolge la domanda ci dice anche a chi, prego, forse il microfono è già acceso, qui è sul palco, guardi. Se ci dice anche a chi è rivolta la domanda. Domanda al Partito Democratico in generale e al deputato. Mi chiedo, siete stati al governo con... avete sdoganato il Popolo della Libertà. Adesso si tratta di risolvere dei problemi che non sono stati risolti, perché la situazione si è ulteriormente aggravata per quanto riguarda noi cittadini. E non siete disposti a fare una coalizione di centrosinistra come si deve. Allora c'è qualcosa che non va, perché non è possibile stare al governo con Forza Italia e non andare al governo con l'Italia dei Valori, è una cosa inconcepibile proprio. Bisogna essere seri, centro-sinistra è uno e si fa le riunioni di tutto centro-sinistra. Abbiamo capito, grazie. Un'altra domanda? Prego. Ce la fa senza microfono? Nessuno glielo... Ce n'è un altro lì dietro? No. No, aiutatelo. Grazie. Scusa? A chi è rivolta la sua domanda? Venga da questo lato. È una questione di fine. Va bene, se no. Gradirei una risposta da chi ritiene, diciamo. Ci dica. Ecco, una cosa che io noto qui in Italia, in campo politico, il parla a dire. Questo governo Monti non va, si crea tutti questi problemi. Una cosa, io penso subito ad una cosa, come per esempio in un comune, nello Stato, chi governa in pratica che adotta le decisioni più importanti, più fondamentali, non è il capo, diciamo il Presidente del Consiglio, il Sindaco, ma è nei comuni il Consiglio Comunale e diciamo il Parlamento, diciamo nello Stato. Quindi è venuto in mente per esempio una cosa che ho sentito dire più volte da Berlusconi: no alla patrimoniale. E Berlusconi almeno in una Camera ha la maggioranza. Quindi se Monti ha deciso in qualche maniera di adottare in campo economico certe decisioni che in qualche maniera ci hanno danneggiato anche i più poveri, e probabilmente perché non aveva la possibilità di agire per esempio su quel versante dei più ricchi. Grazie. Bene, grazie. No, poi io vorrei fare una notazione forse un pochino marginale, vengo subito, marginale, ma però quando si parla di Monti tendiamo tutti quanti a trascurare un aspetto fondamentale, cioè che Monti ormai non è più un tecnico. Monti è un senatore a vita, è stato nominato, io credo con una scelta, una mossa molto responsabile e molto raffinata sul piano politico del presidente Napolitano, è stato nominato
senatore a vita, quindi che gli piaccia o meno, che torni o meno a fare il rettore onorario della Bocconi, di fatto nel momento in cui ha accettato, perché poteva anche non accettarlo, il laticlavio, è diventato un padre della patria, comunque un uomo politico a tutti gli effetti, quindi è, diciamo, una riserva della Repubblica indipendentemente dalla sua caratura. Va bene, questo lei... Va bene, lei ha ragione, adesso se... Va bene, grazie. Sentiamo l'altra domanda. Buonasera, all'UDC volevo dirgli perché Monti, un altro Monti, dopo tutti questi, per carità, c'erano i sacrifici da fare, l'abbiamo fatti, perché sempre Monti, dopo Monti, per fare altri sacrifici, sembra che abbiamo già dato tanto, specialmente noi, medio, ceto medio, grazie. Sentiamo intanto qualche risposta. Ma io vorrei dire due cose, dopo rispondo all'ultima domanda che è importante, ma anche alla considerazione anche della signora e anche l'altra considerazione. Monti è un tecnico, ma ci sono i parlamentari che schiacciano il pulsante col dito e gli danno la caratura politica. I parlamentari, ognuno per il proprio partito, quando andranno in campagna elettorale, dovrete chiedere perché hanno votato, se condividete o no. Noi ci sentiamo di averlo votato convintamente, per un motivo. Vi faccio un esempio che può calzare, anzi calza sicuramente, la vicenda Alcoa. La vicenda Alcoa oggi ci si trova a dover chiudere un'azienda con tantissimi dipendenti di una multinazionale che dice non produco più in Italia perché non mi date più l'energia a costo più basso che veniva pagata dagli altri cittadini sulla bolletta, ricordiamoci anche questo. Perché? Perché quando qualcuno, non so neanche chi, anni fa ha fatto le proposte di fare qualche impianto energetico in Sardegna per dare l'energia, si è stato detto di no. E allora ci sono stati degli errori, anche locali, anche dei comitati, dei cittadini che si opponevano a tutto e i politici per seguire la pancia hanno sempre detto di sì. E oggi cosa dicono? Ci troviamo, se avete letto i giornali oggi, degli operai, dei padri di famiglia che dicono è meglio respirare quell'aria che non lavorare. E allora oggi perché ci troviamo Monti? Proprio per questo. Perché la politica molte volte, seguendo troppo la pancia dei cittadini, non ha scelto. Voi avete una vicenda TAV qua vicino e le divisioni nello schieramento sulla TAV ci sono. Un domani, un governo che va da SEL, metto dentro Donadi che non c'è, al PD o anche a noi, la TAV, il TAV anzi, la fa o non la fa? O ci si divide? Questa è un'opera strategica per me. Deve essere fatta assolutamente, ma anche il non farla comporta dei costi che ricadono, i costi del non fare, sui cittadini. Allora perché Monti? Perché è stato avviato un processo, può essere condiviso o meno, c'è il 38% dei cittadini, io non cito mai sondaggi a differenza di Portas, però c'è un sondaggio che dimostra che molti cittadini, pur bofonchiando, arrabbiati e tutto, dicono meglio lui che va avanti. Noi vogliamo, dato che è iniziato il risanamento, bloccare un risanamento a metà vuol dire avervi fatto pagare tutti i danni che avete pagato fino adesso e non arrivare alla fine. Bisogna arrivare alla fine nei tempi più rapidi possibili, bisogna accelerare, non bisogna litigare, però dobbiamo fare velocemente, perché se non si mette in sicurezza il Paese, lo sviluppo ce lo scordiamo.
Bene, prima di dare la parola a Giordano che me l'ha chiesta, vorrei però sollecitare Massimo Donadi a intervenire su questo punto, perché bisogna riconoscere voi, l'Italia dei Valori ha fatto fin dall'inizio del governo Monti una scelta netta, precisa, di passare all'opposizione. Ecco, ci sono delle condizioni, dei requisiti, diciamo così, per i quali voi potreste, diciamo, rivedere questa scelta e appoggiare un'ipotesi di Monti bis? Monti bis per noi è un'ipotesi irrealistica. Vedete, io ho grandissimo rispetto per tutte le forze politiche che si sono prese una grande responsabilità davanti al Paese, davanti ai loro elettori, a pochi mesi dalle elezioni, e hanno sostenuto un governo che sta facendo scelte difficili e che incidono così profondamente sulla pelle degli elettori. Lo hanno fatto con motivazioni diverse, con entusiasmo l'UDC, ho avuto la sensazione con sofferenza e comunque con perplessità in alcuni momenti il PD, ma trovo che entrambe queste posizioni siano rispettabili. Però, caro Libè, su una cosa non siamo d'accordo, ma non veniamoci a raccontare che questo governo ha fatto l'unico risanamento possibile. Che il risanamento ci volesse, qui nessuno sano di mente lo mette in discussione con una spesa pubblica fuori controllo. Quello che noi sosteniamo è che si è fatto il risanamento più facile, dove c'è tanta gente con pochi soldi, ma se li metti tutti insieme, 20, 30 milioni, tiri su un sacco di quattrini, si sono andati a prendere i soldi facili. Oggi abbiamo mandato milioni di lavoratori, il 100% delle donne, il 50% degli uomini, in pensione 5 anni più tardi, in un colpo solo, da oggi a domani, e ci stiamo cominciando ad accorgere oggi di quello che noi abbiamo detto un anno fa, che questo avrebbe bloccato per 7 anni, perché da qui al 2020 l'età della pensione non sarà più a 65, arriverà a 67 anni, per 7 anni, 8 anni, 10 anni bloccheremo completamente il turnover nel mondo del lavoro, i giovani non riusciranno più a trovare un posto di lavoro. La Germania ha fatto la stessa operazione, perché vorrei essere chiaro, in un paese dove l'età media supera ormai gli 80 anni, forse non si può più pensare di andare o di andare tutti in pensione a 57, a 58 o forse neanche a 60. Ma un conto è realizzare questo obiettivo in 10 anni, 15 anni, e quindi dare tempo al sistema sociale di assorbirlo, ai giovani di avere comunque uno sbocco lavorativo. Un altro conto è creare un muro da un giorno al giorno dopo, in mezzo al quale si sono persi anche 500.000 di persone che oggi non hanno più né il lavoro né la pensione. Ancora una volta, non è una scelta tecnica, è una scelta politica ben precisa, quella di fare cassa dicendo no alla patrimoniale perché qualcuno, una parte della coalizione, non la voleva. Con la patrimoniale non è che risolvevamo tutti i problemi, ma forse andando a colpire anche grandi patrimoni, andando a colpire le rendite finanziarie, un po' più di equità sociale ci poteva essere. Vogliamo parlare che forse, piuttosto che mettere mano a diritti fondamentali dei cittadini, si poteva mettere mano diversamente da come si sta facendo? Perché anche la spending review si sta facendo per andare a tagliare ancora di più la scuola, la sanità, i servizi essenziali che fruiscono i cittadini con i redditi meno alti. Ma vogliamo dire che in questo paese c'è una spesa pubblica fuori controllo, enorme, immensa, legata alla politica, in qualche modo legata alla politica. La spesa corrente della sanità, questo è un dato che in Italia nessuno conosce, ma a mio avviso dovrebbe essere il primo dato sul quale confrontarsi politicamente. La spesa corrente della sanità in Italia negli ultimi 5 anni è aumentata del 50%, in 5 anni del 50%, e io credo che sia davanti agli occhi di tutti noi che la qualità della sanità o i servizi della sanità non sono aumentati del 50%, e questo è perché l'Italia è l'unico paese di pazzi, mi verrebbe da dire, che ha scelto di affidare l'amministrazione della sanità alla politica attraverso la nomina dei direttori generali delle ASL. Questo è un paese dove 7.000 aziende di proprietà dello Stato e degli enti locali amministrano ogni anno un volume d'affari
superiore ai 100 miliardi di euro, quasi il 10% del PIL italiano. E vogliamo fare un esempio, ma vi garantisco che potrei andare avanti fino a domani mattina. C'è un'azienda di cui ho avuto modo di fare la radiografia dei conti, ed è l'emblema, non è un caso isolato, non è una malattia, non è un cancro di un sistema che funziona bene, è la cartina di tornasole. Questa azienda si chiama ISA, dovrebbe finanziare le società che operano nel settore agroalimentare. Bene, questa società ha erogato in 7 anni di esistenza, esiste da 7 anni, in 7 anni ha erogato 20 finanziamenti, 2,5 finanziamenti l'anno. Per erogare 2,5 finanziamenti l'anno ha un direttore generale con uno stipendio di 800.000 euro, ha 5 consiglieri di amministrazione, di cui un presidente del consiglio di amministrazione con 500.000 euro di stipendio, e gli altri 4 consiglieri di amministrazione con stipendi tra i 200 e i 300.000 euro. Oltre al direttore generale e ai 5 consiglieri di amministrazione, ha 5 dirigenti di prima fascia con stipendi tra i 300 e i 500.000 euro. E ha 27 dipendenti che hanno un costo medio azienda di 177.000 euro ciascuno. E questa grande impresa, fatta di più di 40 persone alla fine, tra lavoratori, dirigenti, eccetera, eccetera, eroga 2 finanziamenti all'anno. Allora, se voi moltiplicate questo, potremo andare avanti veramente fino a domani a elencare, ma questa è la parte della cattiva spesa per il personale, per la gestione, per gli amministratori, ma poi c'è il modo in cui i soldi vengono impiegati, perché queste aziende di privatistico hanno solo il nome, SPA, ma poi in realtà vengono gestite dalla politica per fare attività clientelare, per favorire l'azienda vicina, per fare affari, e quei 70 miliardi di euro l'anno di corruzione, che sono un paio di manovre finanziarie, si nascondono anche qui dentro, è inutile negarcelo, si nascondono in quel 50% in più di spesa corrente della sanità, si nascondono in tutte queste cose. Un'altra politica in Italia è possibile? Risanare questo paese tagliando la spesa pubblica improduttiva e investendo invece in sanità, in una scuola, migliori però, che diano un servizio e non solo di servizi, credo che sia il vero discrimine tra il centrodestra e il centrosinistra. Però su tutto questo, e questa, ribadisco quello che ho detto all'inizio, a mio avviso è la vera tristezza, ci stiamo avvicinando alle elezioni, andremo divisi, andremo uniti, non lo so, ma il rischio vero è di arrivare alle elezioni senza nemmeno aver avviato un confronto su questa che è la vera visione del futuro del paese. Allora, Giordano e poi Porto. Io non ho mai fatto una polemica nenichi, una polemica aperta col PD sul fatto che sostiene il governo Monti, perché capisco che c'è una responsabilità, però, e qua Michele me ne potrà dare atto, Ventura, dentro il Partito Democratico si è aperta una discussione. Si è aperta una discussione sulle prospettive. C'è gente, se io leggo questa mattina un articolo e un'intervista di Fassina, il quale dice si muore di politiche recessive, non ce la facciamo. Lo stesso Bersani nel comizio conclusivo ha detto che ci vuole una scossa, un'alternativa. Quindi io, che pure non ho condiviso le scelte del governo Monti, non ho aperto una polemica frontale con il Partito Democratico, ma è evidente che la coalizione che ci deve tenere insieme dopo, io spero con l'Italia dei Valori, la coalizione che ci deve tenere dopo deve essere una coalizione in grado di poter esprimere una diversità e un'alternativa. Perché vorrei dire all'amico dell'UDC, lo dico veramente con il pieno rispetto, come sai, e anche con estrema correttezza, il risanamento non è che si deve fare in maniera univoca, perché se in politica non ci sono più scelte e non ci sono più differenze, se la politica ha semplicemente una conseguenza operativa dal punto di vista economico, la politica muore. Voi siete convinti
delle politiche che sta facendo Monti e pensate che dobbiamo proseguirle. Ma scusate, Monti in qualsiasi altro paese d'Europa sarebbe un rispettabilissimo leader di una forza conservatrice, di una forza liberista. È evidente che è così. Io penso, come ha detto adesso Donati, io penso che il risanamento in Italia si poteva fare in altra maniera. Per esempio, si poteva fare una drastica patrimoniale che colpiva le ricchezze reali di questo paese, perché onestamente io non riesco a capire. Ma scusa, Giovanni, nelle coste nostre, della Puglia, in giro, ci sono tanti yacht. Ma quegli yacht di chi sono? Degli immigrati che sono venuti qui sulle coste italiane. C'è gente che ha 2, 3, 4, 5 case, patrimonio immobiliare, c'è tanta ricchezza. Si è tanto parlato di patrimoniale, poi alla fine, sapete che cosa è successo? Lo dico drammaticamente, che un po' di soldi se ne sono andati all'Italia. E oggi c'è qualcuno, attenzione Michele, perché la destra può essere tentata populisticamente di cavalcare l'idea che non bisogna stare più con l'euro e dentro l'Europa, perché una lira svalutata significherebbe pagare i debiti con la lira e rivalutarsi l'euro che si è esportato. Battersi contro l'evasione in maniera seria, battere contro la corruzione in maniera seria, non è possibile, dovete guardarlo anche voi. Io non so, a volte si dicono delle cose che rimuovono la realtà, ma qual è il quadro sociale di questo paese? Come stanno i pensionati? Come stanno i lavoratori pubblici? Come stanno i lavoratori privati? Qualcuno ha chiamato Marchionne, lo dico qui da Torino, a dire: oh caro, mi vuoi dire qual è la tua politica industriale, invece che un giorno sì e l'altro pure dici che te ne vai dall'Italia? Ma insomma, un governo politico in grado di prospettare una politica industriale, di dare il segno di un'alternativa, ci vuole essere in questo paese. Noi un confronto col Partito Democratico l'abbiamo avviato. Una cosa è certa, e chiudo, è impossibile, sappiatelo, con una legge elettorale esattamente come la vuole Berlusconi, oggi la vuole Berlusconi, come purtroppo, ma per ragioni diciamo di merito, convintamente la vuole l'UDC, se uno dice si va al voto proporzionale, noi avremo il modello per l'appunto della Grecia. Noi abbiamo raccolto delle firme, abbiamo raccolto 1.200.000 firme sul Mattarellum. Noi dobbiamo evitare in maniera drammatica che alla fine delle votazioni non ci siano le condizioni per una maggioranza e si faccia per l'appunto il governo di larghe intese. Noi al governo di larghe intese non parteciperemo, lo diciamo da adesso, non parteciperemo mai a un governo Monti bis, noi parteciperemo a un governo di centrosinistra. E qualcuno mi deve spiegare, che qui dice che le coalizioni si fanno dopo, com'è possibile, quale magia, quale artificio permette dopo, in un breve volger di tempo, di recuperare i nodi programmatici che invece potremmo recuperare in un'alleanza coalizionale come stiamo tentando di fare. Si rimette in campo il centro-sinistra e si apre una speranza per questo paese. Un momento, signore, l'ha già fatta la domanda. Allora, 2 minuti, prego. Cercherò di essere un po' più breve. Guarda, ribadisco il mio concetto proprio per farlo capire a me stesso. Centro-sinistra può essere dall'UDC a SEL, con dentro l'Italia dei Valori. Su Monti però, francamente, diciamo le cose come stanno. È stato bravissimo, non un fenomeno, ha tagliato tante cose, ha mandato a casa, ha sbagliato delle cose come gli esodati, perché se no non ci dovremmo mettere le mani dopo. Gli esodati sappiamo tutti che cosa sono. Ripeto, io non ho mai votato, non ho votato proprio tutto quello che ha fatto Monti. Ripeto che nell'ultima legge, per quanto riguarda, magari non è sfuggito a tanti, il governo Monti ha permesso di continuare a fare un danno al lavoro italiano permettendo alle aziende di fare il co-co-co. E questo bisogna comunque dirlo, sto parlando di 300.000 persone e te lo dico, li becco un'amicizia, per cui io non tutto quello che ha fatto Monti voterei. Ma il fenomeno Monti, secondo me, lo vedremo in questi mesi. Lo vedremo in questi mesi perché adesso il gioco si fa pesante, adesso vediamo i passera, i grandi ministri, quelli che sul lavoro devono rilanciare l'Italia e su questo io mi auguro per l'Italia di dare una valutazione a Monti oggettiva, se riesce
davvero a parlare, e non solo più a parlare, di crescita, che è una cosa che noi sentiamo dire da quando il governo Monti è andato al potere. Ripeto, i tagli li hanno fatti in maniera più che lineari, hanno fatto tutto quello che un altro governo al mondo, nessuna forza politica avrebbe potuto farlo, non sto a elencare, ma è adesso il momento di vedere se questi professori riescono a far partire l'Italia, perché un conto è tagliare, un conto è evitare che le aziende italiane perdano 1000 posti, che in Italia si perdano 1000 posti di lavoro al giorno. E davvero, se su questo Monti riuscirà a far partire l'economia, a non pensare che si possa soltanto vivere con la cassa integrazione, a capire di far riportare in Italia quello che hanno detto all'inizio, il Made in Italy, le capacità italiane, le grandi rapporti con il mondo industriale russo, americano, e vedere che cosa si fa. Adesso sul caso Alcoa, Passera forse trova gli acquirenti. Gli acquirenti per far che cosa? Per mantenere i posti di lavoro o per dare un po' di, tra virgolette, metadone a quelle povere persone che manifestano a Roma, e fra 6 mesi, quando inizierà la politica, magari quell'azienda chiude. Te lo dico lì, beh, io mi auguro, lo dico per quello che possiamo contare noi moderati, e ci tengo a questa parola, per cui ti, se puoi evitare di dirla, perché voi vi chiamate UDC, adesso non più con Casini ma Italia, e avete fatto una scelta giustissima, però moderati abbiamo tutelato questo simbolo, siamo in pochi, siamo piccoli ma siamo angelosi. Se puoi evitare, dillo non a te chiaramente, ma ai tuoi leader, di non adoperare questo termine perché siamo gelosi. Detto questo, scusami la battuta, Monti lo vediamo adesso. Adesso vediamo se davvero è un leader carismatico o è soltanto un senatore o soltanto un banchiere. Grazie. Bene, prima di concludere, perché ormai mi sembra che l'ora è di lasciare la parola a Michele Ventura, c'è qualche altra domanda al volo? Prego. Adesso rispondo. Scusi, ho appena detto, prima di lasciare la parola, c'è qualche altra domanda? Aspetti un attimo, prego. Prego. Pronto? Ecco. Buonasera a tutti. Una domanda non specifica, perché è una domanda per tutti. Io vorrei sapere, questo centro-sinistra che si batte di parlare soltanto di coalizione e cosa, ma il partito dell'assenteismo al voto, vi rendete conto? Qual è il motivo che la gente non va a votare? Mi sapete dire perché Beppe Grillo sta acquistando voti a tutto andare, e voi dormite? Io vorrei sapere la possibilità di tutti questi lavoratori che non arrivano alla fine del mese, fino a questa sera non ho mai sentito nessuno di parlare di queste cose, no? Chi prende 500 euro, 600 euro di pensione non riesce a pagare neanche l'affitto di casa e rimane a zero, a cosa? Se un operaio di queste condizioni fa una domanda alle case popolari perché non arriva, viene buttato nel cestino. Un esempio, dove abito io? 6 alloggi si sono liberati, che gli anziani sono morti, no? Si sono liberati. 6 alloggi, 6 extracomunitari. Ma dico, io non è che non voglio che danno le case agli extracomunitari, ma potevano fare 2 extracomunitari e 4 italiani di chi non arriva alla fine del mese, che ci sono migliaia. Va bene, ecco. Grazie. Ecco. Allora, Ventura, abbiamo sentito delle domande, ma vorrei dire anche delle proteste, dei segni di insofferenza, in qualche caso anche di rabbia, più che comprensibile, da parte sia della signora prima, del primo signore che è intervenuto, adesso ancora del nostro ultimo interlocutore. C'è un problema. Ammesso che il risanamento, e credo che su questo a mente fredda possiamo convenire tutti, che il risanamento era urgente e necessario, per la semplice ragione che se non fosse stato fatto forse oggi
saremmo in condizioni ancora peggiori, tutti quanti, ricchi e poveri, settentrionali e meridionali. Però c'è un dato che mi pare coincida con l'orizzonte temporale, cioè questo governo, per ammissione dello stesso Presidente del Consiglio, è una parentesi. Questa parentesi si deve chiudere in coincidenza con le elezioni. Ma voi come PD che risposta date a queste ansie della popolazione, dei cittadini? E non temete, dopo aver sostenuto, diciamo pure per patriottismo, per il bene complessivo del paese, questo governo, di pagarne i prezzi? Questo abbiamo detto anche all'inizio, dal punto di vista degli interessi di partito, la cosa più naturale sarebbe stata quella di andare immediatamente alle elezioni. E non è che non abbiamo discusso, nel PD si discute di tutto e figuriamoci. Ha prevalso il fatto che non se lo poteva permettere il Paese. Io questo elemento voglio sottolinearlo perché è stato soprattutto un gesto di grande generosità del segretario di questo partito, di Bersani, che Bersani non sarebbe alle prese adesso con primarie o con chissà cosa, perché saremmo andati alle elezioni subito, solo che i conti dello Stato, sarà che io mi occupo, fatto il relatore alle finanziarie di Prodi, i conti dello Stato e soprattutto gli orientamenti europei erano tali da metterci in una condizione di insostenibilità. Io su questo vorrei che ci intendessimo, ma per quale altro vantaggio l'avremmo fatto? E arrivo poi alla risposta che devo al primo intervento. Per quale altro vantaggio l'avremmo fatto? No, scusatemi, in che cosa noi siamo stati in qualche modo beneficiati dal sostenere questo governo, se non il senso di responsabilità verso un paese che stava precipitando? E sono stati necessari mesi per recuperare e arginare, no? Poi è del tutto evidente che questo è un periodo eccezionale. Noi non abbiamo sdoganato il Popolo della Libertà, noi abbiamo lavorato 4 anni, perché anche questa è una cosa che ormai è scomparsa dalla memoria collettiva, per cacciare Berlusconi. E abbiamo fatto di tutto perché questo avvenisse, ma anche questo per la condizione del paese, o no? Che cosa abbiamo fatto in Parlamento? Io credo che lì poi si è rotto su monti l'unità di intento delle opposizioni. Ma fino a quel momento le opposizioni sono state compatte nel perseguire questo obiettivo. Si può fare diversamente, ma non c'è dubbio. Noi abbiamo avuto una lunga discussione su alcuni punti. Faccio solo un esempio concreto e poi dico 2 cose sulla prospettiva. Noi abbiamo avuto una lunga discussione, per esempio, sulla questione riforma delle pensioni, no? Che diceva anche Donati adesso. La questione degli esodati. Ma noi ci siamo battuti e continuiamo a farlo in Parlamento perché improvvisamente a delle persone che hanno firmato degli accordi, ma non in modo clandestino, nelle sedi degli uffici del lavoro, di fronte a ristrutturazioni, poi sappiamo come va, che è quello sempre più vicino alla pensione, no? Che dice io me ne vado
e salvaguardo il posto del più giovane. Io ho incontrato la rete degli esodati e quello che soprattutto mi ha colpito è il fatto che non solo questi improvvisamente si sono trovati senza lavoro e senza pensione, ma io ho visto le persone colpite profondamente nella loro dignità. E noi non possiamo scherzare con la dignità di chi lavora. Per cui se mi chiedete che cosa si farà, ma è chiaro che nel programma del centro-sinistra ci dovrà essere il fatto, come ha detto Bersani, che non sia tutto a servizio della finanza speculativa, che ci siano forme di patrimonializzazione, lì c'è stato un primo timido segnale nel Salvi Italia, che ci sia questa attenzione per il lavoro, che ci sia attenzione per la formazione, l'università, la ricerca, che questo paese deve andare al mondo con quello che sa fare. Ma lo sappiamo questo, certo che lo sappiamo. Per questo io trovo, e chiudo, perché non voglio abusare essendo l'ultimo, trovo il fatto che noi si discuta astrattamente di alleanze, no? E siamo obbligati, non c'è la legge elettorale ancora, c'è il punto interrogativo sui leader e non discutiamo delle convergenze possibili sui contenuti per come questo paese deve stare in Europa e quello che si deve fare in Italia. Questa dovrebbe essere la grande priorità, o no? O altrimenti ci lamentiamo dopo su il fatto che non troviamo l'accordo con il bilancino. Anche su questo siamo stati chiari, no, Franco? Che la nuova coalizione deciderà a maggioranza, non al ribasso, le scelte fondamentali da fare, perché noi abbiamo bisogno, avremo bisogno nei prossimi anni di un governo nella pienezza delle funzioni e in grado con autorevolezza di intervenire sulle grandi questioni economico-sociali e senza perdere tempo in queste discussioni interminabili. Io ricordo queste riunioni sulle finanziarie, questi tavoli enormi di tutti gli esponenti dei gruppi a trovare la soluzione su un emendamento o invece che su un altro. Questo periodo è chiuso, bisogna avere chiarezza su che cosa fare, con chi andare, che cosa vogliamo realizzare. E fatemi dire, e davvero chiudo, il PD, che i sondaggi prendiamogli con il PD, questa volta rivendica con chiarezza il fatto di costruire un governo politico e di poter dirigere questo governo, se gli elettori premieranno questa forza politica. Con tutto il rispetto per Monti, che stiamo sostenendo con grande lealtà, ma anche questa discussione su Monti 1, Monti 2, eccetera, la trovo un po' superata. Noi vogliamo un governo che esca dalle elezioni con un programma preciso e con un'agenda chiara da realizzare. E finisco su una cosa, l'agenda Monti. L'agenda Monti, noi che abbiamo qualche anno per ricordarselo, sembra diventato quasi il libretto rosso di Mao, no? C'era il libretto rosso, dice il libretto rosso, trovi uno e dice l'agenda Monti. Alla fine, a forza di dire l'agenda Monti, Monti l'aggiorna quell'agenda, e come sempre succede ai sostenitori talvolta critici, rimangono in mano con un'agenda che non sarà più quella, perché lo stesso autore l'avrà cambiata. E quindi noi dobbiamo avere chiaro l'indirizzo e dove vogliamo andare, e avendo in mente i problemi del paese e degli italiani. Grazie.
Bene, intanto ringrazio tutti voi per la pazienza, per l'attesa e, come vi avevo promesso, vi saluto. Non tocca al moderatore trarre conclusioni, ognuno di voi è perfettamente in grado di farlo da solo. Io vorrei semplicemente lasciarvi con un piccolo pensiero della sera. Noi abbiamo dovuto in questa fase spegnere l'incendio con l'aiuto anche di coloro che l'avevano appiccato. E quando il risanamento ci sembra, tutti quanti noi, in proporzione al proprio status, al proprio lavoro, alle proprie entrate, troppo duro, troppo severo, sbagliato in tante cose, è vero. Ricordiamoci però, prima di accusare chi ha tentato di fare questo risanamento, ricordiamoci di chi ha prodotto i guasti di questo risanamento. Grazie.